Siamo in compagnia di Giovanni e Vittorio, due splendidi gemelli titolari del ristorante Da Vittorio. Allora, raccontatemi un po' di questo fantastico posto. Siamo un ristorante storico perché c'era già il nonno Vittorio, poi il nostro papà, la tradizione, anche il bisnonno, sì. Quindi abbiamo avuto la fortuna di essere sempre nello stesso posto, nonostante che la guerra abbia distrutto tutto, e di lavorare sempre e di avere dei figli che continuano la tradizione, che non è facile al giorno d'oggi. Però siccome qua siamo in famiglia, siamo abbastanza legati e i clienti ci conoscono ormai da secoli, e con la focaccia che è sempre il cavallo di battaglia e attira tanta gente dal milanese, dal torinese, cioè non possiamo lamentarci, il lavoro non manca, siamo soddisfatti. Vedo che qui avete tantissimi cimeli all'interno del ristorante, non so, fotografie, mi pare di averne vista qualcuna molto carina. Due gemelli. Quanti anni alla fa? Prima comunione. La prima comunione. Sì. Che anno era? Qua siamo nel 56, così. 57. Siamo anziani. Una bella tradizione. Ci siamo anche sposati lo stesso giorno per risparmiare. Due sorelle magari. No, non le abbiamo trovate, le cercavamo, ma alla fine abbiamo preso una nera e una bionda per non sbagliare. Ancora oggi i nipotini, quando ci saltano in braccio, ci chiedono: ma sei il nonno uno o il nonno due? Perché non ci riconoscono. Bene, Giovanni. Qui intervistiamo anche Vittorio, che purtroppo ha un po' di raucedine, non può, diciamo, quando, parlare molto. Quando si va in moto a una certa età poi rimani... È un centauro, sì. Che moto ha? C'ho una Honda. Ford 400? No, è 1000. Ah, 1000, sì, bene, sì. Bene. Senti, Vittorio, può un po' raccontarci del menù? Quali sì. Sono le specialità o i piatti? Diciamo che il menù è legato alla tradizione della terra ligure, per cui oltre che il pesce che è basilare, ci sono tanti piatti dell'entroterra, ci sono i primi a base di pesto, di salsa di noce, ci sono i funghi, andiamo con le stagioni. Certo, quando... piatti di stagione. Sì, esatto, è un menù stagionale, quindi... Adesso arriva l'inverno, arrivano i rossetti, arrivano i carciofi, arrivano i funghi, il tartufo. Poi d'estate invece è un ribollire di pesce, di verdure, di primizie, di pasqualine. Secondo il periodo ci adeguiamo al menù. Il menù cambia secondo la stagione. Grazie Vittorio. Giovanni, ho visto che alle pareti del locale ci sono moltissime fotografie di personaggi noti. Ricordi qualche aneddoto particolare? Sì, uno in particolare che per noi è molto importante è quello che ci ha lasciato Aldo Fabrizi. Perché Aldo Fabrizi veniva a fare la cura dimagrante a Uscio, alla famosa colonia Arnaldi. Anche con Sora Lella qualche volta, ma spesso da solo. C'abbiamo anche la foto qua, E siccome doveva fare sta cura che era molto, molto impegnativa, nel senso che non si mangiava niente, tutta la roba era senza sale, senza olio, e tutta a base di verdura, quando veniva a fine cura da noi era un trionfo di voler mangiare, di voler fare... E aveva scritto anche dei libri importanti di cucina, ci aveva dato anche delle ricette. E l'ultima volta che è stato da noi, nel Ferragosto del 63, mi pare, nel 73, ci ha lasciato una bellissima dedica. Ci ha scritto, sulla sua fotografia c'è scritto "Scegno da Uscio a Recco". Uscio è dove c'è la colonia. E Uscio "Scegno da Uscio a Recco, a lei è finita. Qui Dao Vittorio te saluto dieta, magno e mi riconcio con la vita". E questo per noi è un bellissimo ricordo che abbiamo conservato nelle fotografie, nell'amicizia, l'avevamo anche conosciuto nel ristorante a Trastevere con la sorella. Ma qua ne venivano tanti artisti perché noi eravamo aperti fino alle 4 di notte ai tempi del papà.
e c'era il dopo teatro a quei tempi. Tutti gli artisti che lavoravano a Genova poi venivano a mangiare la focaccia. La focaccia è quella che attirava questi artisti. Quindi abbiamo una bacheca piena di attori famosi, Alberto Lionello, Adriana Asti, Vittorio Gassman, Vittorio De Sica, eccetera, eccetera, Macario. Un punto di riferimento un po' per tutti, diciamo. Diventavano amici, per noi erano amici, perché si creava un ambiente proprio familiare. E uno di questi che ci ricordiamo in particolare è il cantante di Bologna, Lucio Dalla, che era molto simpatico perché veniva insieme a un altro cantante romano, De Gregori, venivano insieme. Però mentre De Gregori rimaneva appartato, evitava di farsi notare, Dalla, finito di mangiare, si sedeva fuori in giardino col suo sigaro, bello tranquillo, e tutti quelli che entravano ovviamente lo riconoscevano, e lui si alzava, salutava, parlava con tutti. Era una cosa che veramente bella per noi, che abbiamo capito che era un uomo molto disponibile, aperto, veramente un personaggio. La foto, no, non voleva darci la sua foto perché disse: no, sono già vecchio di qua di là. Però dice: guarda, quando torno a Bologna magari qualcosa penserò di fare. Poi lui è andato a Sanremo, è andato in Svizzera, è morto. Il giorno dopo ci è arrivato un cofanetto con dentro 2-3 cassette di lui insieme a De Gregori e col suo ricordo ai gemelli Gianni Vittorio con affetto, Lucio Dalla. Proprio il giorno dopo. Disposizione ai suoi segretari probabilmente di mandarci qualcosa, combinazione è arrivato postumo, che lui era già morto, però è stato di parola e questa è una bella cosa. Poi conosciamo tantissimi artisti, soprattutto del varietà, perché allora era di moda quegli anni, c'era la famosa Chiari che andavano in cucina a fare la focaccia. Si dilettavano in cucina. Esatto. Soprattutto Tognazzi. Beh sì, Tognazzi è comunque famoso, Ugo Tognazzi amava proprio cucinare. Quindi poi si stava fino all'alba, perché poi Walter Chiari saliva sul tavolo e finché non veniva chiaro stavamo a sentire le sue barzellette. Poi magari erano le 6 del mattino e dice: dobbiamo tornare a Genova. Era divertente. Anche da Porto, perché da Porto era molto amico di nostro papà, era di Sanremo lui, quindi si conoscevano. E quando veniva qua da noi, a parte che portava tutte le sue soubrette bellissime, si riempiva di donne, sì, esatto, diciamo. Esatto, era un bel vedere, diciamo, ecco. E quindi si creava delle serate fantastiche, proprio. Tipo un po', è presente Arbore quando facevo quel programma, una cosa così, ecco, molto familiare, molto. E in più si mangiava bene la focaccia e tutto il resto. Fatto da voi, era poi. Proprio un dopo teatro simpatico, alla portata di tutti. La gente allora si divertiva di più, con poco. Forse si è perso anche un po' questo adesso nei locali, invece voi siete riusciti a mantenere quella tradizione familiare e quel rapporto anche con il cliente, che non è il classico rapporto, il cliente viene, consuma e poi non torna perché magari non si sente accolto. Storici perché ci conoscono da una vita, sanno tutta la storia della nostra famiglia, si rimane legati. C'è un rapporto speciale con i clienti. Continuano a venire anche adesso, solo che è cambiato tutto, è cambiato anche il pubblico, perché prima il pubblico era più timoroso, più educato, e se vedeva un attore, un grande attore mangiare, non lo disturbava. Adesso invece devi tenerli nascosti perché arriva qualche deficiente e va lì a rompere le scatole mentre stanno mangiando, perché manca questa correttezza che una volta invece... Il rispetto che c'era verso la persona. Esatto, sì. E quindi è tutta un'atmosfera diversa. Grazie. Siete fantastici.